Salve! Allora, sono qua che in teoria dovrei fare un video in cui spiego tutte le mastery di nuovo, perché anche se ci ho già fatto un video che spiega le singole mastery, come sono forti, deboli, eccetera, qualcuno non l'ha visto e qualcuno non l'ha guardato o non l'ha capito. Sono qua perché dovrei provare a fare le pagine per le singole categorie per quanto riguarda i singoli champion, eccetera, eccetera, cosa preferisco, cosa no, eccetera, eccetera. Ma ho deciso di non farlo. Ho deciso che non sono un assistente sociale, non aiuto, che non sono in grado di intendere e di volere, ma piuttosto provo a insegnare io. Quello che provo a fare è sempre questo: provo a spiegare, far capire. La pappina pronta non mi piace per niente. Per niente. È una cosa che, per quanto io possa averlo fatto in passato, in alcune occasioni, che potrebbe anche essere discutibile, ad esempio suggerendo probuild.net. Dicendo, ragazzi, qua potete trovare le build dei professionisti. Le build dei professionisti che le vedrete sono tutte un pochino diverse una dall'altra, ma comunque sono simili e fanno capire comunque quale tipologia di oggetti vanno su una certa tipologia di champion. Almeno un pochino il cervello ve lo fa muovere. Ma per questa volta, per le mastery, no. È la prima season in cui la Riot effettivamente ha fatto delle mastery decenti che tutti possono comprendere, capire e ci possono ragionare sopra. E la gente non ha voglia di ragionarci sopra. Bene! Non voglio essere quello che prova a dire: toh, guarda, questo è tutto e goditelo. Non lo farò, non è quello che voglio fare. Quello che vedete adesso al posto del mio bellissimo faccione è quello che si è visto negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, anche su Reddit. È praticamente una cheat sheet, cioè un foglietto per barare, per così dire. Potete mettervelo da qualche parte, potete stamparvelo. Ho provato a spiegarlo nel modo più chiaro, semplice e tondo in italiano e anche magari rifinendo alcune definizioni che erano state date dall'altra immagine che veniva pubblicata in giro ed era in inglese ed era fatta da qualcun altro. Io ho preso spunto soltanto per darla a voi e per tradurla. E questo qua è tutto. Giuro, non vi darò altro per quanto riguarda le mastery. Non ho intenzione di darvi altro per quanto riguarda le mastery. Zero. Non ha senso. Non ha senso che io vi dia qualcos'altro per un semplice motivo: perché non imparerete mai a giocare se io vi do la pappina pronta. Sarete sempre frustrati, incazzati del fatto che solo chi non riuscirà. Dove il gioco League of Legends è un gioco difficile, è un gioco complicato, complesso, certo. Ci sono giochi più complessi, ma questo non è il punto. E molto semplicemente dovete imparare a giocarlo. E imparare a giocarlo significa capirlo, capire tutto del gioco. Capirlo è già metà della battaglia. Poi è soltanto dipendente da voi e da quanto giocate per quanto riguarda salire. Nulla, vi ho lasciato un video qua sopra che vi linko nel caso in cui effettivamente vogliate delle mastery già pronte per tutti quanti. Ve le ho lasciate perché se lo cliccate, cazzi vostri, non ho niente da dirvi. Per tutti quelli che invece guarderanno l'immagine che vi ho messo il link in descrizione, ve l'ho messo come copertina del video e ve l'ho messo anche come immagine su Facebook, sulla mia pagina Terenas, allora grazie. Almeno mi darete un minimo di speranza che qualcuno in Italia vuole capire effettivamente il gioco e vuole magari diventare bravo a questo gioco. Questo è tutto quanto. Io sono Trenas. Bella.